Ragazzi, finalmente siamo riusciti a entrare dentro il parco perché c'era una confusione incredibile. Ma già, allora come va? Giorgia, ma qui è pieno di zombie! È successo un incidente, mi è volato il cappello. Ma non piangere! Lo so, amore, il babbo senza superpoteri, non è il babbo. Ma non piangere! Ragazzi, oggi quando Giorgia è tornata dalla scuola, l'abbiamo presa, l'abbiamo cambiata, gli abbiamo preparato noi le sue valigie, le abbiamo messe in macchina e abbiamo fatto circa 2 ore e mezzo di strada per portarla dove? Babbo, sì. Dove mi hai portata? Qua c'è solamente un albergo enorme. Non ti preoccupare, perché appena vedrai la camera capirai dove siamo. Quindi a questo punto non ci resta che prendere la chiave e andare a vedere la camera. Tu sei? Questa è questa, Giorgia? 3-3-0-0-6-6. Ce l'abbiamo fatta, accendi le luci. Siamo in una stanza Far West, esatto. Cioè, ma scusami, ma c'è la televisione in mezzo? Cioè, ci divide io una televisione? Io dormo in questo letto. Sì, e io che faccio? No, ma è matrimoniale questo. No, allora, questo è il nostro. No. Ok, mentre questo è il tuo. Io la televisione. Guarda l'armadio, Giorgio, guarda l'armadio. Uno è così con i rocchetti. Sembra tipo il carcere, Giorgio, secondo me è un carcere. Ah, guarda, davvero! È scritto in inglese. Io sono ignorante in inglese, non l'avevo mica capito. C'è la frusta? Stai attenta alla frusta, te la diamo nel... No! Giorgia? Sì? Senti un po', la camera l'abbiamo esplorata tutta, abbiamo capito che lì c'è la prigione, questa è, diciamo, la tua carrozza, di là sarà la zona nostra dove noi dormiremo, ma alla domanda, hai capito dove io e la mamma ti abbiamo portato? Sono ancora un po' indecisa, ma per me sì, l'ho capito. E quindi dove siamo? Siamo a Mirabilandia! Esatto! Ti abbiamo portato a Mirabilandia per Halloween! Sei contenta? Sì, babbo, ma lo sai da che cosa l'ho capito? Da che cosa? Dal pupazzo là sopra 8. Ok. E dal coso lì, dal cartellone. Questo qui? Sì, che c'è Mike. Ragazzi, sono le ore 11, quasi le 11. Giorgia ha letto, si è fatto già il bagno, si è lavato i capelli e si è messa a letto perché è veramente, veramente stanca. E quindi ora gli diamo la buonanotte e poi domani, super giornata al parco Mirabilandia a tema Halloween. Giorgia, guardate, già a letto, stanchissima, si è messa in pigiama. Ce lo fa vedere questo pigiama? Solamente la parte di sopra, vai, mettiti seduta. Ok, unicorno? Sì. Si dorme? E domani si va al parco a divertirci. Sì. Dai, buonanotte e a domani. Buonanotte, babbo. Ciao. Buongiorno a tutti ragazzi, abbiamo passato una bellissima notte e adesso vi faccio vedere Giorgia che è già vestita perché siamo andati a fare colazione. Buongiorno mamma. Buongiorno. Come hai dormito innanzitutto, Giorgia? Ho dormito top, benissimo. Benissimo. Sta giocando ovviamente al cellulare. No, in realtà sto modificando una foto a tradimento che ho fatto alla mamma. Qui accanto vedete che abbiamo già preparato il costume da strega che si metterà per andare al parco. Mettiamoci il costume e andiamo al parco perché se è fatto tardi se non si rischia di trovare il parco pieno di gente e neanche il parcheggio per la macchina. Che dici? Sì, babbo, dai, mi vesto subito. Ragazzi, siamo arrivati al parco. Guardate, Giorgia già vestita da strega. Mancherebbe il cappello però, Giorgia, eh. Sì. Però non lo possiamo mettere perché sennò durante le giostre che fa? Mi vola. Mi vola, quindi meglio senza cappello. Tipo come il tuo. Ma io me lo tengo così, così non vola, eh. E poi ogni tanto me lo fanno anche togliere. Lo lasciamo qui il babbo? Sì. No, non vale così, Tanti biglietti ce l'ho io. Mi volevano fregare, ma non si ricordavano che i biglietti ce l'ho io, quindi non li fanno entrare se non gli do il mio numero con la mia carta d'identità. Ah,
guardate ragazzi lassù. Giorgia, ma hai visto com'è l'acqua? Vieni qua, avvicinati. Guarda com'è. È tutta rossa. Sarà sangue di orco? No, è succo di zucca. No, secondo me è sangue di pipistrello. Allora Giorgia, che dici se incominciamo ad entrare? Sì, mamma. Andiamo. Vero segreto. Noi siamo tutte morte. Ma il sangue ci scorre ancora nelle ossa. Ragazzi, finalmente siamo riusciti a entrare dentro il parco perché c'era una confusione incredibile. Guardate, qui c'è la Giorgia. Giorgia, che giro vuoi fare? Dove vuoi andare? Che giostra vuoi fare? Allora, per iniziare voglio fare quel trenino. Il trenino? Quello che ti scegliera, tutto quello che ti scegliera. Sì. Ok, facciamo vedere che ci hanno dato anche dei biglietti, dei braccialetti, scusate, color oro anche la mamma. Questo, Giorgio, che cosa ci permette di fare? Di saltare le file, visto che oggi è sabato. E c'è tanta confusione. E c'è tantissima confusione, si farà le file lunghissime, invece no. Con questo? Non si salta la fila, ma secondo me babbo ci sarà anche un po' di fila. Dici? Andiamo a vedere, vai. Ragazzi, finalmente iniziamo a fare i primi giri. Giorgia, sei contenta? Sì, ma babbo, lo sai da quale giostra voglio iniziare? Dimmi. Voglio iniziare da questa giostra. Andiamo a vedere, che da qui non si vede. Allora, intanto ve la spiego io. È una giostra con... che rumore. Ve la spiego io, è una giostra dove ti siedi su un cavallo e gira di continuo. Ora ve la faccio vedere. Eccola lì ragazzi, guardate, ora ripassa. Guardate. Giorgia, ma te la senti veramente? Sì, babbo. E allora andiamo. Sei pronta? Hai paura? Sì. Giorgia, allora come va? Dove è Giorgia? Allora Giorgia, com'è andata? Benissimo, babbo. Ti sei divertita? Un sacco. Non ti ha fatto girare la testa? Un pochino? Ma babbo, dopo aver fatto quella giostra mi fa tutto male fitto. Sì, perché? Perché mi si attacca tutto, cioè sono spiaccicata completamente. Ora si va a fare un'altra giostra? Sì. Hai in mente già qualcosa? Ancora no, sai. Ragazzi, per adesso abbiamo fatto 2-3 giostre e per fortuna la Giorgia ancora non si è sentita male. Forse perché non hai ancora mangiato. Eh sì. Allora facciamo così, dopo ci mangiamo un piatto enorme di spaghetti e facciamo una giostra dove va sotto sopra. Vediamo. No. Se... no. Giorgia, che giostra faremo ora? Adesso facciamo questa giostra che è un trenino in mezzo ai dinosauri. E che cosa fa? Gira tutta e delle volte io spiaccico te, delle volte che spiaccico me. Cioè che Giorgia viene addosso a me e io vado addosso a Giorgia. In che posto ci mettiamo? Davanti. Ok, davanti. Ok ragazzi, siamo saliti, vero babbo? Siamo già sulla giostra, dietro abbiamo anche la mamma. Ciao. E adesso non ci resta che aspettare che parta la giostra. Perché ancora devono salire le persone. Esatto. Siamo scesi dalla giostra, quella del dinosauro, e a un certo punto ho visto Giorgia che aveva un po' di paura. Che dici Giorgia? Sì,
Ti ho sentito urlare. Sì, ci avevo paura. E poi a un certo punto, se non sbaglio, mi hai anche schiacciato. Sì, babbo, ma te l'ho detto che delle volte uno schiaccia uno e l'altro schiaccia l'altro. E infatti anche io ti ho schiacciato un pochino. Sì, è vero. Facciamo una cosa che ancora non abbiamo detto. Un voto da 1 a 10, questa giostra, quanto gli dai? 5, eh? Va bene. Giorgia, dove stai andando? Nel negozio di caramelle. Ma aspetta, vieni qua. Ma che, te ne approfitti perché babbo sta lavorando al cellulare? Sì, ma fai con... Ma aspetta, Giorgia. Oh, le dentiere. Blu, wow. Le farfalle blu, le labbra. Che dici? Andiamo a cercare un posto dove mangiare qualcosa di meglio di una caramella? Qua ci torniamo dopo però. Va bene, però. Giorgia, vieni con me, vieni, corri. Guarda che cosa c'è qui. Avviciniamoci. C'è scritto di non toccare, però. Guarda ragazzi, sta per uscire dal terreno. Un mostro. E invece guarda di là, andiamo. La strega. Guardate. Giorgio, un po' ti assomiglia però, non è che fa tanta paura, io ti vedo tutti i giorni così. Babbo! E adesso ragazzi, guardate, andiamo a fare quella giostra lì. Giorgio, ma adesso ci sono delle streghe appese? Giorgia? Da questa parte, Giorgia? Mi sa che questa Giorgia ha sbattuto al palo. Guarda. Vediamo? Mannaggia! Oh, guarda questa Giorgia! Ragazzi, ci siamo! Stiamo facendo una delle giostre più pericolose per i bambini! È vero Giorgia? Sì, babbo, guarda se è tanto male! Guardate ragazzi, stiamo per salire! Guardate che salita ripida! Oh! Giorgia! La mamma! Sei pronta Giorgia? Ci siamo Giorgia! È successo un incidente, come avete visto, non so se si è ripreso durante il video, ma durante l'attrazione mi è volato il cappello che si trova lì in mezzo. Ora si andrà al servizio clienti per vedere se ci riprendono il cappello, perché sennò torno a casa senza il cappello. Giorgia? Povero babbo! Ragazzi, senza cappello mi fa anche freddo la testa. Ma speriamo che riesca a prenderlo. Il problema vi spiego subito, gliel'ho chiesto ai ragazzi che erano già lì, ma hanno detto che non si può fare perché devono bloccare tutta la giostra. Quindi vediamo se riescono a prenderlo. Giorgia, come si fa adesso? Ma perché piangi? Ehi, ma non piangere. Dai. Lo so amore, il babbo senza superpoteri, non è il babbo. Ma non piangere. Dai, ora si va a chiedere, vediamo se ce lo ridanno, va bene? Andiamo. Stiamo andando al servizio clienti per vedere se mi ridanno il cappello indietro. Ai ai ai. Giorgia è sempre dispiaciuta. Giorgia, che dici, ce lo daranno il cappello? Sì. E se non ce lo danno? Ma non devi piangere, amore, lo sai che a casa ne ho tanti, Come vedete il servizio clienti. E vediamo se ci danno il cappello. Allora ragazzi, in teoria non potrei prendere il cappello fin quando non chiudo in Mirabilandia, e forse me lo daranno domani mattina, ma ora stanno telefonando per vedere se riescono a darmi il cappello. Giorgia, io la vedo un po' buia come cosa, mi sa che forse non me lo daranno il cappello, Dai Giorgia, ma non devi piangere, dai. Lo so che sei dispiaciuta. Vediamo, ancora non è detta la cosa. Vediamo cosa ci dicono, ok? Ragazzi, aggiornamenti. Hanno fatto diverse chiamate, come dicevo prima, in teoria non potrebbe essere preso il cappello, per ora stanno facendo di tutto per vedere se qualcuno può entrare velocemente e prendere il mio cappello, se no se ne parla domani mattina, prendi il cappello. Ai ai ai. Babbo,
Ma per sostituire il tuo, se te lo dovessero dare domattina, ne andiamo a prendere uno di SpongeBob? Ah, divertente. Ragazzi, come pensavo, di cappello non possono prenderlo, perché per prendere il cappello dovrebbero bloccare tutta la giostra e non lo possono fare, hanno delle regole. Probabilmente riusciranno a farlo stasera, se lo possono fare, o domani mattina, ma non è neanche sicuro. Quindi noi domani mattina ritorneremo e vediamo se riusciamo ad avere il nostro cappello. Se no bisogna che ritorni a casa senza cappello. Giorgia? Va bene? Sei triste per me? Vai, vieni qua. Dai, non fa niente, può capitare. La giostra andava così veloce che, boom, mi è scappato. Facciamo così, Giorgia, per risollevarti un po' il morale, ci andiamo a fare un trucco. Andiamo a truccarci la faccia? Da che cosa? Da hit. Da hit. Andiamo, vai. Ecco ragazzi, il trucco finale, guardate Giorgia hit. Mamma mia, ma fai paura, fammi la faccia cattiva. Adesso, oh, c'ha anche i dentoni, vediamo, fammi vedere i dentoni, guarda, è i dentoni come hit, incredibile. Adesso si va però a mangiare, ovviamente io senza cappello. Va bene, andiamo, sono proprio triste. Ragazzi, io sono sempre senza cappello, si è fatto buio, sono tipo le 10 di sera, siamo ancora al parco giochi ed è arrivato il momento della serata horror. Ora vediamo se riusciamo a trovare qualche zombie. Sì. Che dici, Giorgia, andiamo? Oh Giorgia, ma ce n'è uno qui, ma che fa? Giorgia, ma hai visto? Che dici, Giorgia? Ma anche quella. Che è? L'avevo mica visto. Giorgia, ma qui è pieno di zombie. Sì, è vero. Giorgia, allora che ne pensi? Fa abbastanza paura. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è il giorno successivo a quello di ieri, dove ieri ho perso il cappello, se vi ricordate. Siamo ritornati al parco, qui c'è Giorgia, mamma, con i biglietti. Perché abbiamo preso i biglietti? Perché dobbiamo per forza rientrare per chiedere se hanno recuperato il tuo cappello. Quindi adesso entriamo, facciamo la fila perché c'è una fila tremenda e andiamo a servizio clienti per vedere se hanno recuperato il mio cappello. Quasi al servizio clienti e andiamo a chiedere adesso se hanno recuperato il mio cappello. Per favore ragazzi, lasciate tanti like e speriamo, incrociamo le dita, che il cappello sia al servizio clienti. Che dici, Giorgia? Sì babbo, io sto incrociando anche quelle dei piedi. Niente ragazzi, al momento il cappello ancora non l'hanno preso, Giorgia. Che si fa? Non lo so. Ma che ti hanno detto, qualcosa di più preciso? Praticamente che cosa è successo? È probabile che l'hanno preso, ma ancora non l'hanno consegnato al servizio clienti. Quindi noi rimarremo fino alle 2 al parco divertimenti, sperando che se lo portano prima mi chiamano al telefono, se no prima di andare via ripassiamo dal servizio clienti per vedere se l'hanno preso. Quindi dobbiamo ancora attendere qualche ora. C'è un modo per vedere se l'hanno preso o no. Quale? Andiamo a fare la giostra? Che dici, Giorgia? Sì, andiamo. Andiamo a fare, così vediamo se è giù a terra. Sì. Perché se è giù a terra vuol dire che non ce lo daranno esatto. Mai più. Esatto. Giorgia? Se non allora... c'è più, forse. Ok, allora andiamo. Così facciamo vedere ai nostri amici e per chi non l'ha visto ancora dove l'abbiamo perso. Sto registrando col cellulare. Il cappello non l'hanno preso. È laggiù. E quindi
Niente. Mi sa che cappello. Giorgio, cappello, niente. Niente ragazzi, come vi ho anticipato prima, come avete visto, avevo registrato anche col cellulare mentre eravamo in fila, il cappello è rimasto sotto la giostra, quindi vuol dire che non l'hanno preso e questo vuol dire che in giornata non ce lo daranno, perché sicuramente se lo prendono lo prenderanno questa sera quando chiuderà il parco, ma il problema è che noi alle 2 si va via e quindi rimango senza cappello. Ma mi dispiace, il cappello è rimasto lì, e così la prossima volta... Stai più attento, anzi, la prossima volta quando veniamo in un parco giochi così, portati un altro cappello di riserva, non si sa mai. Ragazzi, a questo punto vi salutiamo, la nostra avventura, disavventura è finita, sì. Giorgia, non ci aspettavamo che andesse a finire così il nostro soggiorno qui al parco giochi. Niente, se questo video vi è piaciuto ragazzi, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E Giorgia, io senza cappello vi salutiamo con un grande wow! Comunque a titolo informativo a casa ne ho altri 5. Noi siamo Salvo e Giorgia, wow! Di video sembra una pioggia.